Simone Quadarella, mi sembra di capire che era quello che ti aspettavi, no? Oggi in questo 400, il tempo che è arrivato. Sì, più o meno da quello che avevo fatto stamattina mi aspettavo più o meno questo, comunque 4,7 a fine novembre è un buon tempo, ecco. E, certo, fatto 4,7,2, se fosse stato 4,6,99 sarebbe stato meglio, però va bene. Stiamo parlando di dettagli, sì. Le gare che arrivano sono quelle importanti, insomma, cosa ti aspetti dalle prossime due gare, dai prossimi due giorni? Ma non lo so, ho avuto un po' di sensazioni contrastanti ultimamente, anche prima del meeting di Genova, insomma non mi sentivo molto bene, poi invece in realtà le gare sono andate molto bene, e quindi non lo so, io ovviamente ho preparato molto di più gli 800 e 1500 rispetto al 400, quindi può darsi che domani sia un'altra storia, però vediamo, non mi aspetto niente, quello che viene, abbiamo ancora tanti mesi per lavorare. Da un anno, insomma, l'impressione è che tu abbia veramente cambiato marcia, vuoi arrivare a Parigi al 200%, che cosa sta succedendo, che cosa è successo e cosa può succedere? Insomma? Ma ho riacquisito un po' più di consapevolezza che avevo perso un po' negli ultimi anni e dalle Olimpiadi, dove mi aspettavo di, è andata bene, ma mi aspettavo di fare di più. L'anno scorso mi ha aiutato tanto, proprio, ma come ho gestito la stagione in tutto e per tutto, l'ho cominciata molto bene e questo mi ha aiutato tanto ad affrontare ogni gara, ogni ostacolo e niente, voglio affrontare questa stagione come ho affrontato quella dell'anno scorso.